ragazzi e bentornati con questo nuovo episodio di Carriera. Prima di iniziare volevo ricordarvi di passare in descrizione per scaricare l'app OneFootball. Vi ricordo anche che martedì 14 novembre saremo io e altri youtuber al Circolo Sportivo Mattia Battistini per il derby degli youtuber 3.0. Trovate il link qui sul video in cui ve ne parlo, in descrizione, sopra nelle schede, che è l'episodio scorso di Carriera. E quindi venite numerosi perché ci divertiamo. Poi comunque il 18 uscirà il video. Passiamo subito di là perché abbiamo vinto 5-0 contro il Crotone l'ultima sfida, ma soprattutto stavo vedendo con molta ammirazione che Dzeko è il miglior marcatore della Serie A, con 7 gol a più 1 rispetto a Insigne e Unas, che tra l'altro ci ha anche segnato, e mi fa molto piacere perché comunque Edin si sta mettendo in evidenza, come ovvio che sia, per gol segnati, per apporto e supporto alla manovra offensiva della Roma. Quindi fa veramente piacere vedere lui lì in testa, anche perché la Roma al momento è quinta in classifica, a meno 1 dal quarto posto, a meno 2 dal terzo, che in questo momento è presidiato dal Genoa in maniera clamorosa. È una Roma che adesso giocherà contro il Bologna la partita numero 11 in Serie A, e quindi una gara comunque complicata. Roma che in casa sta facendo meglio che fuori, Roma che in casa ha vinto le ultime due partite, tre considerando la Champions League. In trasferta invece ricordiamo che ha perso le ultime, ha perso la penultima e ha pareggiato l'ultima a Torino, pur sotto 2-0, quindi c'è stata sì una reazione. Una Roma quindi in crescendo nell'ultimo periodo, che però non vuole assolutamente e non deve soprattutto fermarsi. Oggi vedremo il Bologna, l'Atletico Madrid e la Fiorentina, quindi tre partite molto interessanti. Poi tra l'altro ci sarà la pausa per le nazionali, nazionali che a questo punto, ecco, al volo prima di iniziare andiamo ad accettare, perché in molti mi avete consigliato appunto di accettare l'offerta della nazionale italiana, e così faremo anche perché abbiamo il mondiale alla fine della stagione. Io sono molto contento di questa cosa. Allora accetta e confermiamo, mettiamo la nostra firmetta, Federico Mercoli diventa anche CT della nazionale italiana. Adesso però ci pensiamo dopo, direi, perché la cosa fondamentale da fare in questo momento è battere il Bologna. Eccolo qui Edin Dzeko, l'uomo in più di questa Roma, l'uomo da 7 gol in 10 partite, e quindi comunque una media molto interessante per il bosniaco, una media che la Roma sta comunque migliorando. È stata poco interessante nelle prime partite, intanto buonasera dallo Stadio Olimpico per l'11ª giornata di Serie A, la Roma di fronte al Bologna in una partita tutt'altro che semplice, tutt'altro che scontata, ma è vietato fermarsi. Esordio peraltro con il nuovo pallone, pallone invernale di questa Serie A 2017-2018, Roma a 19 punti che insegue Genoa e Lazio su tutte, insegue la zona Champions, e poi vedremo, non bisogna accontentarsi, bisogna giocare sempre per vincere, perché come dice questo signore qui, Federico Marconi, se giochi per pareggiare la partita la perdi. E allora Roma che ha il miglior attacco del campionato, non sicuramente la miglior difesa, ma è anche vero che nelle ultime due partite casalinghe non ha subito gol, contro Nizza e Crotone. Pellegrini fa movimento, Marez che si allarga, Pellegrini lo vede, ottimo l'aggancio di Riyad Mahrez che vuole andare dal fondo, la finta è ottima, poi riesce a passare, la mette, arriva Keita che non trova la porta, chance clamorosa per la Roma al minuto numero 11, Mahrez per Keita, pallone largo, la prende ancora Keita, poi Mahrez si muove, Dzeko lì davanti, il tocco ancora per Keita. Occhio del Sharawi in area di rigore, il pallone è verso di lui, Kraft chiude, poi Mirante rischia un po' su El Sharawi e alla fine salva, no, la palla entra in porta, Stefano El Sharawi a propiziare l'autogol di Mirante, o forse ha toccato anche il pallone. Roma 1 Bologna 0, ma è successo il patatrack qui, clamoroso Mirante, io penso sia autogol, pallone che intanto vediamo essere entrato, io penso sia autogol, così è. Mirante ha fatto una cosa bruttissima, Roma 1, Bologna 0, ringraziamo Raider. Di qua Karsdorp lascia un po' di campo a Verdi che va dentro, in buca Nagy, Alisson, perfetto questa volta. Ora parte Taider al limite, aggancia Bulgar che la gira subito dentro, e Ander, e poi Palacio, ha chance per il Bologna di pareggiare la partita, è perfetto Alisson ancora una volta, questa volta su Palacio, ma tiene avanti la Roma. Che prova a chiudere, poi Mahrez scambia nello stretto con Keita ed è già ripartita la Roma con l'Algerino che può correre, la velocità del 22 con Dzeko al centro, rincorso da Keita che è velocissimo, occhio a Mahrez che la mette, secondo palo, arriva El Shaarawy, il raddoppio della Roma, firmato Faraone, un gol e mezzo per lui, prima propizia l'autorete di Mirante e poi raddoppia, adesso sì che la partita è al sicuro, ancora El Shaarawy, ennesimo gol nelle ultime partite.
Roma 2, Bologna 0. Basta un super El Shaarawy che propizia il primo gol e segna il secondo. Roma che si presenta nel migliore dei modi alla sfida contro l'Atletico Madrid con altri 3 punti, con un'altra partita senza subire gol, con questo 4-2-3-1, diciamolo, grazie anche a voi che me l'avete consigliato, che comunque ci sta, insomma, facendo migliorare. El Shaarawy quindi continua a segnare, ha segnato al Nizza in Champions League, ha colpito una traversa clamorosa contro il Torino, ma comunque ha fatto una gran partita. Io telecronaca, non so se ve l'ho messa, ve l'ho lasciata quella parte, insomma ho detto ennesimo gol per El Shaarawy, in realtà ne ha fatti pochi, questo era soltanto il primo in campionato, ma comunque, insomma, grandi prestazioni da parte del Faraone, che si sta guadagnando in maniera importantissima il posto da titolare, e a questo punto penso con ogni probabilità che lo vedremo anche contro l'Atletico Madrid. Ma è una partita decisiva, non penso di esagerare nel dire che dobbiamo assolutamente vincere, anche perché, detto tra noi, come prestazione all'andata non abbiamo fatto male, anzi abbiamo lasciato molto a desiderare dal punto di vista difensivo. Sì, questo è vero, ne abbiamo parlato spessissimo dall'avvio di questa stagione, cosa che adesso stiamo sistemando peraltro, perché comunque abbiamo preso meno gol nelle ultime partite, abbiamo più intesa di reparto ed è quello che mancava prima, e ne abbiamo parlato appunto. Quindi sono convinto che sistemando questi dettagli difensivi, queste sbavature, non concedendo troppo al grande attacco che è l'Atletico Madrid, potremmo anche far bene e portare a casa i 3 punti. Sì, sono convinto dei mezzi che ha la mia squadra, anche perché, come ho detto al suo collega, all'andata la partita è stata decisa, ma come sempre, come quando affrontiamo questi big match, è stata decisa dagli episodi. Episodi che, senza doverlo commentare più di tanto, hanno visto noi colpire un palo con Nainggolan e loro segnare sul regalo della nostra difesa. È ovvio che poi queste sbavature possono risolvere una partita. Io spero che domani potremo portarla a casa, magari sì, anche con un episodio a favore, ma soprattutto con una gran prestazione. Sono convinto che domani sera faremo sentire questo ruggito e questo orgoglio che deve contraddistinguerci, insomma, lo spirito d'appartenenza a questa maglia e portare a casa la partita. Allo Stadio Olimpico di Roma, buonasera, c'è Roma Atletico Madrid. La Roma vuole assolutamente passare il girone e per farlo c'è solo un risultato utile: la vittoria, i 3 punti, che sono anche i 3 punti che dividono 4 squadre. Un girone bellissimo. L'Atletico a 6, abbiamo visto il Chelsea e il Nizza che si affronteranno in contemporanea a 4, e la Roma che segue come ultima come fanalino di coda, insomma, perché ha vinto soltanto contro i francesi la settimana scorsa, ma comunque segue a 3, quindi veramente una girone entusiasmante. Abbiamo visto la Roma, questo è l'Atletico Madrid, un Atletico che ci ha battuto all'andata in maniera un po' sfortunata, perché la Roma aveva anche quasi rimontato quella partita che poi è finita 3-2. Marconi ha parlato, l'abbiamo sentito, insomma, non soddisfatto per il risultato, perché la Roma meritava obiettivamente di più, poi al di là di quelli che potevano essere i problemi difensivi che abbiamo visto e analizzato. Ecco perché stasera quei problemi che in parte sono stati risolti, perché la Roma nelle ultime 4 partite ne ha, insomma, giocate 3 a rete inviolata, stasera sogna l'impresa, battere la squadra che negli ultimi 3 anni è arrivata 2 volte in finale di Champions League, la squadra che stasera con Griezmann, l'uomo che la caratterizza di più dal calcio d'avvio, la Roma ha risposto con Dzeko e Mahrez, ma soprattutto con El Shaarawy in formissima. E allora finisce l'attesa, è cominciata Roma Atletico Madrid. Nick Ferreira Carrasco va via, prende il fondo, Florenzino lo molla, poi deve ostruirlo, non c'è fallo secondo l'arbitro, poi De Rossi però sbaglia un pallone semplice, quindi occhio a Felipe Luis. Carrasco restava in attacco l'Atletico, Koke finta il cross, torna sul destro, il tocco per Felipe Luis, ha saltato Florenzi, ingresso in area, palla fuori per Saúl, al limite cerca spazio, va dentro da Griezmann, Manolas senza badare allo spettacolo. Emerson dentro da Dzeko, vediamo se inventa, prova Dzeko con deviazione, calcio d'angolo per la Roma, il ruggito di Dzeko alla mezz'ora. Finisce qui il primo tempo allo Stadio Olimpico, è 0-0 tra Roma e Atletico Madrid, non tantissime le palle gol,
primo tempo molto combattuto, una Roma combattiva che mi è piaciuta da questo punto di vista, però è vero che nell'essere combattivi siamo stati poco spettacolari, poco belli da vedere, un po' goffi a volte. 0-0 la pausa. Nel frattempo è 1-1 a Stamford Bridge tra Chelsea e Nizza, quindi comunque una buona notizia perché stanno rallentando tutte in questo momento. Io mi metto la felpa perché fa freddo. Mentre io sono passato anche allo scaldacollo, Marconi si gioca la carta Keita dentro al posto di El Shaarawy, chiaramente è molto stanco, ha giocato spesso ultimamente, gioca anche tutta la partita contro il Bologna, quindi fuori lui, Mahrez largo a destra e Keita dietro a Dzeko. È ritardo Fazio, attenzione che si distende Gameiro, palla dentro per Griezmann che passa su Manolas, Alisson esce e gliela sbratica dai piedi. Si fa sentire adesso l'Olimpico che deve supportare la Roma, adesso corre Perotti sulla corsia di sinistra, sempre il Molito che lascia per terra Versalico, poi la mette sul secondo palo dove c'è Mahrez che prova la sponda, occhio alla palla buona per De Rossi, finta il destro e forse sbaglia. Attenzione qui a Griezmann che passa su Manolas, praticamente gli è passato attraverso, uno contro uno, poi con Fazio mette dentro, Fazio la prende, poi Nainggolan. Roma che vuole un attimino respirare e ripartire. Qui Florenzi si dimentica Carrasco, attenzione alla discesa di Carrasco, in area di rigore, sempre Carrasco, Fazio a murarlo, la palla però rimane lì, Alisson con i pugni a mettere fuori. Adesso bisogna anche saper soffrire in quest'ultima mezz'ora perché attaccheranno tantissimo loro. Griezmann, Florenzi, 69, bisogna tenere assolutamente così. E allora calcio d'angolo che va a battere Daniele De Rossi, un po' a sorpresa, ecco l'angolo verso Manolasso, Black. Fazio è saltato, occhio a Griezmann, parte da solo, allarga poi un buon pallone, ma no, lascia ancora lui. Pallone verso Emerson Palmieri, Mahrez, occhio alla discesa di Emerson in una fascia non sua, a destra Emerson Palmieri, eroico il brasiliano, che poi deve tornare indietro, riesce a vincere un impallo, ha detto da Keita, che bella palla, perché da che vuole prendere in fondo, Perotti al centro! Firma del Molito a un quarto d'ora dal 90esimo, passa la Roma, assist di Keita, geniale per Perotti che deve soltanto metterla dentro. 1-0 per noi. Insiste ancora l'Atletico con Carrasco, il tocco per Godin che fa praticamente l'attaccante aggiunto e poi Gameiro al lato. Insiste adesso l'Atletico con Gameiro che sposta il pallone a Fazio, Nainggolan non riesce più a correre, Florenzi lì a murare ancora e poi Nainggolan, Roma tutta dietro e poi tutta a ripartire con Perotti, la sua corsa. Adesso serve però anche l'aiuto di Edin Dzeko. Ecco il tocco per Dzeko che la gira subito da Keita. Adesso bisogna punirli anche in contropiede. C'è Corralon dietro. Carica la botta. Rende Keita. Fa Yunder. Game over. Roma 1. Atletico 0. Questo è il verdetto dello Stadio Olimpico. Questa è la risultanza della Sud. Questi tre punti che ci portano a quota 6 nel girone e qualora il Chelsea e il Nizza avessero pareggiato, ma anche se non avessero pareggiato, comunque adesso sì, è tutta un'altra musica, sono bastate due vittorie dopo le prime due sconfitte proprio contro l'Atletico Madrid al Metropolitano e contro il Chelsea a Stamford Bridge, ma tanto anche il Chelsea dovrà venire allo Stadio Olimpico, poi dovremo andare in trasferta ad affrontare il Nizza. Adesso vediamo un po' come cambia la situazione di questo girone, ma è una vittoria che sicuramente fa benissimo al morale, perché semplicemente ci dà consapevolezza dei nostri mezzi. All'andata hai fatto una grande prestazione, ma comunque hai perso. Al ritorno hai fatto una prestazione di sofferenza e l'hai portata a casa, e questo ovviamente che conta molto. Intanto prima della trasferta di Firenze abbiamo una grandissima notizia, questa qui che vedete in grafica, ovvero annunciato il miglior giocatore del mese, Raja Nainggolan, che abbiamo visto con il premio. Fa piacere sicuramente perché a parer mio non ha lasciato il segno come può fare lui. Non sto dicendo che non ha lasciato il segno, sto dicendo che non ha lasciato il segno come può fare lui. Detto questo, oggi è l'ultimo giorno per comunicare l'elenco dei convocati della nazionale. E quindi Buffon, Perin e Donnarumma i portieri, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Florenzi, che tra l'altro è un centrocampista, però va bene così, quindi messo dai difensori con Astori, Crescito e Darmian, centrocampisti Verratti, Marchisio, Bonaventura, De Rossi e Candreva, e poi gli attaccanti Insigne, Immobile, Belotti, Balotelli, El Shaarawy, Zaza, Berardi e Eder. Quindi questa la rosa con cui andremo a fare questa pausa, insomma, andremo a provarla nel prossimo episodio. Vi ricordo anche che troverete la playlist qui sotto in descrizione della serie, ma tanto lo so che non vi perdete nessun episodio perché siete bravi. Detto questo, Fiorentina-Roma, una sfida davvero molto importante.
Squadra in campo sotto la pioggia del Franchi a Firenze, dodicesima sfida di Serie A in questa nuova stagione, quindi Fiorentina-Roma, una partita che sarà, come detto prima, molto più difficile di quello che può sembrare dalla classifica. Sono due squadre che amano giocare a calcio, sono due squadre che hanno due attacchi pesantissimi e due attacchi che stanno facendo comunque molto bene, le difese un po' meno. E la classifica parla, o meglio ha parlato per una delle due, la Roma, che adesso si sta riprendendo in fase di ascesa, sta ancora parlando per la Fiorentina che qualcosa concede. E allora Pioli schiera questi 11: Sportiello, Gaspar, Pezzella, Story e Silva in difesa, con Sanchez e Cristoforo a centrocampo, Saponara, Chiesa e Paquet alle spalle del Ciolito Simeone, quindi questo 4-2-3-1 a specchio chiaramente rispetto a quello della Roma. Roma che ci sorprende perché gioca Kolarov, ma gioca difensore centrale, come ha fatto tanto bene con Guardiola alla Manchester City nelle stagioni precedenti, chiaramente non soltanto da difensore centrale, però dato che non l'ho visto velocissimo lo provo lì, con Alisson tra i pali, Florenzi, Manolas e appunto il serbo al centro della difesa ed Emerson confermatissimo a sinistra, Pellegrini e Nainggolan due e nessun regista a centrocampo, Keita alle spalle di Dzeko con Under e Perotti, riposa il Sharawi che sta dando tantissimo, Perotti il man of the match della sfida di Champions di mercoledì contro l'Atletico Madrid, insomma Roma che deve voltare pagina, da grande squadra bisogna già pensare a questa sfida qui. E poi ricordo che al ritorno dalla pausa e nel prossimo episodio ci sarà anche un delicatissimo Roma-Lazio. Lascia partire il cross da lì, secondo palo verso Under che non arriva, Pellegrini però aggancia, va dentro da Edin Dzeko, al limite, ottima finta e poi la conclusione con Pezzella che devia in calcio d'angolo. Federico Chiesa lascia partire il cross verso il centro con Saponara che prende il tempo a tutti ma non prende la porta. C'è Under dalla parte opposta e le lancia verso Under che la gira subito per Dzeko, bella la giocata di Genghizze e poi bella anche la palla di Edin per Perotti col doppio passo, rientra e vuole calciare la deviazione e poi il tap-in di Naby Keita che torna al gol dopo il poro al crotone, 1-0 per la Roma a Firenze, iniziativa di Perotti che in un momento favoloso e gol di Keita, Fiorentina 0 Roma 1, la sbloccano i giallorossi al Franchi. Volta sempre Chiesa che insiste, crossa sul secondo palo, c'è Paquet ma c'è anche Alisson. Si muove ancora qui Florenzi, ottima iniziativa da parte del 24 che poi va largo da Under, sempre Under, vuole andare sul sinistro, Sportiello, poi c'è Perotti dalla parte opposta, è rimessa dal fondo per Sportiello, Cristoforo, palla limite per Simeone che imbuca ancora Chiesa, prova il sinistro, ha calciato malissimo ma c'è calcio di rigore, l'ha presa di mano Manolas che sta giocando una partita pessima e mi dà proprio fastidio perché il tiro di Chiesa sarebbe finito forse in fallo laterale. Parte Simeone, la palla è in porta, si interrompe l'imbattibilità difensiva di Alisson dopo 3 partite e 30 minuti, Simeone lo spiazza, è parità a Firenze, quindi Keita gira per Under, il tocco è per Dzeko, la Roma che in qualche modo è ripartita con il bosniaco che si porta a spasso qualche avversario, poi la sua frenata, il tocco per Under, in zona tiro, carica il sinistro! Che aveva piegato la mano a Sportiello, calcio d'angolo per la Roma, il bolide da parte di Under e calcio d'angolo, rivediamo la conclusione che sarebbe finita sotto l'incrocio dei pali, Sportiello si allunga, il tocco intanto per Saponara, attacca la Fiorentina, inserimento da parte di Paquet a giro, Alisson questa volta è stato perfetto, vedete che quando bisogna lodarlo lo lodo senza problemi, qui ha fatto un intervento apparentemente semplice ma merito suo perché in realtà era tutt'altro che semplice quell'intervento, si è allungato benissimo, addirittura bloccato, poi il Sharawi dalla parte opposta, palla verticale intanto per Benassi che fugge a Florenzi, deve tornare Manolas che ha sbagliato tutto oggi, sbaglia anche il movimento qui, allora Simeone dentro ancora, Alisson ci tiene vivi e sull'1-1 soprattutto, Saponara dalla bandierina però insiste, adesso la Fiorentina che ci crede, mette fuori Keita, Roma che vuole ripartire in questo finale. Servizio per Florenzi, dovrebbe andare Marez senza palle, il corridoio per De Frel, quello per Marez che può volarsi verso l'area di rigore e così fa, fino in fondo Marez che poi calcia Sportiello, non è finita perché c'è Nainggolan al limite, la sterzata, quel tocco dietro da Pellegrini che non ne ha più, prova a calciare, alto, alto e forse qui si spengono anche le speranze della Roma sul destro di Pellegrini, sull'esultanza dell'Artemio Franchi dopo che il pallone è uscito e sul rinvio di Sportiello, i tre fischi del direttore di gara, è 1-1 al Franchi, tutto nel primo tempo tra Fiorentina e Roma, sono due punti persi questi però per prestazione e per episodi, una buona Roma, una grande Roma
che non riesce però a strappare più di un punto a Firenze. Mi dispiace, ripeto, perché abbiamo fatto una gran partita e perché gli episodi non ci hanno detto bene fondamentalmente, su tutto il calcio di rigore che ci ha un po' tagliato le gambe, perché eravamo in un momento sì di sofferenza, ma un momento in cui se concludi 1-0 il primo tempo nella ripresa puoi anche fare il secondo. Detto ciò, vedete lì Italia, avete visto il Chelsea in grafica, sapete che giocheremo il derby, insomma non ve lo devo spiegare perché non dovete perdervi il prossimo episodio. Quindi mettete le sveglie alle 14.30 perché se famo male. Bella, raga!